grazie per essere intervenuti così numerosi a questa cerimonia. Ringrazio ovviamente Niccolò Campiani per la sua disponibilità ad essere qui oggi in questo incontro pubblico. Ringrazio anche Benedetto Ferrari, giornalista di Repubblica, con un grande intervista a Niccolò Campiani. Abbiamo pensato a questa iniziativa come appunto una cerimonia che non fosse solo formale, che non fosse solo a scopo di telecamere, diciamo, ma che fosse davvero un incontro con la città. Quindi per questo, e ci scusiamo se iniziamo un po' in ritardo, ma prima di questo incontro pubblico c'è stato un incontro che avevamo proprio concordato con Niccolò, con le scuole, con alcune classi di scuole superiori del nostro territorio, un incontro che lui ha voluto tenere, nel quale c'è stato uno scambio ovviamente anche un atto formale. Però noi non volevamo che quella di oggi fosse solo una cerimonia formale a favore delle telecamere, tanto è vero, come dicevo nell'introduzione prima, l'abbiamo costruita questa giornata insieme a Niccolò, quando ci siamo incontrati a fine agosto, poco dopo che lui è tornato in Rio. E abbiamo pensato di mettere insieme la giornata di oggi una festa, una cerimonia che fosse anche una festa, un incontro della città, un abbraccio collettivo della città e alcuni aspetti particolari della città, cui Niccolò è molto legato, il mondo dello sport, sono state invitate, vedo presenti molte delle associazioni sportive di Sesto Fiorentino, il mondo della scuola, Niccolò ovviamente adesso non abita più a Sesto Fiorentino, ma come ci è stato ricordato prima, ha svolto tutto il suo percorso scolastico, almeno fino alle superiori, che la diceva Violetti, qui a Sesto Fiorentino. Le Seste d'Oro sono il premio più prestigioso che il comune di Sesto può consegnare e affidare ad una persona, e lo fa per motivazioni legate al contributo che questa persona ha dato nel mondo della cultura, nel mondo del sociale, nel mondo economico, nel mondo dello sport. E credo che anche grazie all'intervista, diciamo alla chiacchierata molto piacevole e molto bella che ha condotto Benedetto Ferrari insieme a Niccolò Campiani, credo sia venuto fuori benissimo l'aspetto importante, non è solo quello dello sportivo, di chi ha vinto due medaglie all'Olimpiadi, di chi ha vinto medaglie anche ad altre Olimpiadi, di chi quindi nel percorso sportivo è riuscito ad affermarsi in pieno a livello mondiale, ma anche di chi, come dire, attraverso la propria umanità e il proprio impegno è riuscito a tenere insieme i due aspetti, l'essere un campione dello sport, ma è riuscire anche a portare avanti un percorso di crescita umana, professionale, scolastica, e questo credo sia il più bello esempio che può essere dato anche alla nostra città, a tutte le persone che oggi sono qui. Tra l'altro la nostra città, per quanto riguarda il mondo dello sport, ha un tessuto sportivo importante, nel corso dei decenni ha potuto vantare anche personalità importanti che hanno dato lustro alla nostra città. Mi viene in mente Alfredo Martini, figura indimenticabile. Del mondo dello sport, e senza fare paralleli o confronti, anche lui ha saputo, diciamo, nel corso della sua vita unire l'essere il campione dello sport ma anche essere un campione della vita, permettetemi la semplificazione. E così come è importante appunto iniziative come queste non solo premiare l'essere arrivato primo, come diceva giustamente il signore che è intervenuto e che ha dato uno spunto molto importante. Noi tra l'altro ci tenevo a precisare nella giornata di oggi, avevamo invitato anche un'altra atleta che è di Sesto Fiorentino, che è Chiara Lucetti, che ha partecipato alle Olimpiadi, nella specialità del nuoto, e che ci faceva piacere fosse qui, non siamo riusciti a contattarla, ad avere una risposta, proprio perché fosse in qualche modo una festa dello sport di Sesto, degli sportivi e degli atleti di Sesto Fiorentino. È ovvio, ed è un piacere però per me oggi consegnare le Seste d'Oro a Niccolò Campiani per tutte le motivazioni che ho appena annunciato. Adesso leggerò anche le motivazioni ufficiali e formali che abbiamo scritto, così come prevede insomma il protocollo del tempo. Scusami se ti passo avanti. A Niccolò Campiani, per l'esemplare attività di sportivo improntata a sacrificio, lealtà e impegno, essenziale al fine di raggiungere congiuntamente ad una completa maturazione umana un continuo miglioramento dei risultati e delle capacità di atleta, culminato in occasione delle Olimpiadi 2016 nel conseguimento delle medaglie d'oro nella carabina 10 metri d'area complessa e nella carabina 50 metri da tre posizioni, dando così lustro nel mondo al proprio paese, dalla città di Sesto Fiorentino,
e ponendosi come esempio, in particolare per le più giovani generazioni, di un percorso formativo ed umano improntato ai più profondi e solidi valori sportivi. Consegno a Niccolò, grazie, a Niccolò Campiani, oltre che la pergamena che ho appena letto con le motivazioni per le quali consegniamo le seste d'oro, anche le seste d'oro. Vai. Sestore è diventata famosa per gli attrezzi, è una cittadina che ha sformato molti personaggi famosi, come tu hai ricordato. Oggi ci abbiamo anche il nostro tiratore. Oggi è stata l'occasione per la città di Sesto di stringersi per modo un abbraccio amistoso di Niccolò Campiani, campione olimpico, ma non solo campione olimpico, anche una persona che, come ha dimostrato nell'intervista che ha rilasciato nell'incontro, ha fatto le scuole, che ha saputo unire due aspetti, quello dell'essere un campione sportivo e la sua crescita scolastica, professionale, umana. Quindi è stato per me, per la mia amministrazione, per la città di Sesto Fiorentino, un piacere consegnargli le seste d'oro, che è il premio più importante della nostra città, può assegnare alle persone che ha costruito dei vari ambiti, tra cui quello sportivo. Ringraziamo ovviamente Niccolò Campiani per la sua presenza oggi, per le società sportive e per tutte le cittadine e cittadine sono intervenute a questa bellissima iniziativa. Grazie. Quando hai vinto la prima medaglia a Londra e ci siamo incontrati alle cascine, non te lo ricorderai. Bene, una medaglia, ora due, le prossime ci sarà una progressione geometrica. Ma erano due anche a Londra, solo che una era d'argento, però vale, conta anche quella, c'è l'affezionato. No, diciamo che la mia carriera va avanti, al di là della progressione delle medaglie, è stato un bellissimo percorso di vita, anche questi 4 anni tra Londra e Rio, e quindi per il futuro ovviamente ora mi prendo un po' di tempo per calmarmi, per fare certe scelte di vita, e quindi vediamo, insomma, a Tokyo in un modo o nell'altro, in qualche veste ovviamente ci sarò, però ora come ora più che pensare al futuro mi godo il presente. Sono contentissimo di essere qua oggi, di aver fatto questa iniziativa con i ragazzi, così come era il Fiorino d'Oro con 300 ragazzi dell'Alberghiero, perché tra i ragazzi dobbiamo stare noi a veicolare certi messaggi, molto umilmente però cercare di far passare qualcosa, oltre a vincere, come si vince, come si perde anche. È vero. Ascolta, una cosa che mi ha incuriosito. Allora, in molte discipline sportive il tempo è abbastanza lungo per sviluppare, diciamo, la gara o qualcosa. Nel tuo caso tutto si risolve in un attimo. Ecco, nel momento in cui premi il grilletto, il cuore batte in quel momento? Ma sai, sì, ogni colpo è una gara a sé, però comunque parliamo di gare di 60 colpi o 120 colpi, quindi c'è una doppia sfida, quella di mantenere l'attenzione, il livello di concentrazione per un periodo di tempo lungo, di 1, 2, 3 ore, allo stesso tempo sì, c'è questa piccola gara in sé di ogni colpo. È un momento un po' particolare, no? Soprattutto a un'Olimpiade l'ultimo colpo assume un valore tutto speciale ed è più di un colpo in uno sport, è un momento molto intenso nella vita di un ragazzo di 28, 24, 20 anni, quindi c'è tanto dietro quel gesto, c'è un riassunto di tanti anni di lavoro, di tante emozioni, di tanti momenti anche un po' così, e però poi c'è questo risultato, un 10, un 9, che non racconta tutto. Bene, ti ringrazio e tanti auguri per il tuo futuro. Grazie mille, ciao.